paesino l'aria, verrebbe da dire. Sì, sono molto soddisfatto e mi congratulo col sindaco e con gli organizzatori, perché un piccolo paese di montagna si pone al centro dell'attenzione mondiale. Complimenti davvero a questa comunità, e mi pare giusto riconoscere al comune questa funzione che dovrà avere anche in futuro, di diventare un centro di eccellenza per il sapere, per i nuovi saperi, per i social, per l'innovazione. Vogliamo investire per riconoscere a Esino il merito, e perché è un comune di montagna, piccolo comune di montagna, è un comune dove si può vivere, dove si può fare business, dove si può fare tutto. Ecco, questo è il messaggio importante che viene da Esino. Percussioni sul territorio, sul piano turistico, ce ne possono essere anche di attrattività da questo punto di vista? Sì, beh certo, è un evento mondiale, e quindi Esino Lario sarà conosciuta nel mondo da questi giorni in poi, e questo avrà ricadute positive anche sul turismo, tutto si tiene. E dobbiamo investire, io vedo questo evento come l'inizio di un percorso che porterà Comune di Esino ad essere il centro, un punto di riferimento per la Lombardia, per l'Italia e anche per l'Europa, sui temi che sono quelli della nuova conoscenza, dei nuovi saperi e anche dell'innovazione tecnologica. Grazie.